Buonasera, cari concittadini, con piacere ci rivediamo dopo un po' di tempo con una diretta Facebook. Ci tenevo a fare gli auguri di persona, quindi attraverso questo mezzo straordinario qual è una diretta Facebook, per tirare anche un pochino le somme di quello che è stato quest'anno. Un 2021 che purtroppo anche quest'anno è stato caratterizzato da questo evento bruttissimo, quale è il Covid-19. Quindi secondo anno, un anno di chiare scure. Devo dire che comunque ci siamo anche un momentino adattati a quello che è questa fase terribile che è stato ormai dal marzo 2020. Giusto per fare anche il punto della situazione Covid, che avete visto, ormai è in una situazione di esplosione anche per questa nuova variante quale l'Omicron, che è esageratamente contagiosa, e è sempre mia premura quello di chiedervi, di consigliarvi, di farvi rendere conto che l'unica strada che permette a noi cittadini di stare, diciamo, più sereni è quella della vaccinazione. Devo dire che fratta minore come prima dose ormai stiamo all'87%, quindi significa che 12.161 cittadini hanno fatto la prima vaccinazione, 10.663, quindi il 76%, ha fatto almeno la seconda dose. Quindi ancora un pochino, ancora uno sforzo per far sì che questo numero cresca, perché ripeto, giusto per portarvi un paragone, noi 26 novembre 2020 nella regione Campania abbiamo avuto 4.500 positivi e avevamo 180 persone in terapia intensiva. Oggi, con 12.000 contagiati al giorno, noi in terapia intensiva ne abbiamo 40 e la maggior parte sono persone che non si sono sottoposti a vaccino. Quindi della terza dose siamo a 4.173, quindi il 30%. Devo dire che questi numeri sono importanti anche grazie a quello che è stato lo sforzo sia della nostra amministrazione che della ASL, quello di creare e di potenziare quel centro straordinario che abbiamo qui sul nostro territorio, tanto che ormai ha superato le 100.000 dosi da quando è stato entrato in funzione. Diciamo che anche dal punto di vista di quello che è la penetrazione di Omicron su fratta minore, devo dire che noi negli ultimi 15 giorni abbiamo avuto 2.112 tamponi con 95 positivi. Quindi per chi è innamorato e amante dei numeri, devo dire che al momento la situazione è sotto controllo. Ovviamente quello che a noi ci dà tanta preoccupazione sono le feste, sono quindi quei momenti in cui ci si rilassa casomai all'interno di case tra amici, parenti e persone che, come dire, inconsapevolmente possono portare il virus e quindi che ci possono intossicare il post Natale e quindi post ultimo dell'anno. Quindi mi raccomando, attenzione, cerchiamo di anche stasera di avere poche persone intorno a un tavolo, tutte persone che perlomeno abbiano completato il ciclo vaccinale, per evitare, ecco, di iniziare il 2022 con ancora più slancio verso quello che è la vaccinazione, che ripeto è l'unica possibilità che l'abbiamo visto, no? Con numeri importantissimi, alla fine l'ospedalizzazione si mantiene ancora bassa. Allora l'invito, l'appello, la preghiera è quella di, anche se avete qualche parente, qualche amico che ha delle reticenze nei confronti della vaccinazione, facciamo opera di convincimento per
far sì che riusciamo a completare tutte le fasce in modo che anche il post festività abbiamo le scuole che devono riniziare, le fabbriche che dovranno riaprire, le persone che hanno bisogno di lavorare, quindi noi per giusto una serata cerchiamo di non buttare tutto all'aria perché, ripeto, è principalmente per la nostra salute. Quindi, allora, ricapitolando, la situazione è assolutamente sotto controllo. Questo ovviamente non ci deve far pensare che noi possiamo essere un'isola felice, un virus, quindi i virus circolano indipendentemente dai confini, dalle strade, dalle città, quindi è semplicissimo, è facilissimo che da un piccolo contagio si possono estendere per intere famiglie. Quindi, ripeto, io colgo l'occasione per questi pochi minuti per trasferirvi i miei auguri. Siamo ripartiti, abbiamo avuto le elezioni appena il 5 di ottobre, la macchina si è rimessa in moto, in realtà non si è mai fermata, quindi proprio oggi il Ministero degli Interni ha pubblicato la graduatoria di appena 483 comuni per la rigenerazione urbana e noi ci siamo dentro con 4 progetti per circa 5 milioni. Quindi questo è tutto consultabile, basta andare finanza del Ministero degli Interni e vedete ci sono una serie di grafici e all'interno di questi grafici troverete 4 progetti che interessano Fatta Minore. Quindi per la fine del mese di gennaio verrà consegnato l'asilo nido, anche quello dopo un po' di tempo è sempre causa Covid, ha avuto diciamo, delle fasi altalenanti, ma ripeto è dovuto a quello che è stato questa pandemia che ha un attimo rallentato il tutto. Noi stiamo comunque sul pezzo, stiamo programmando diverse cose tangibili, visibili e quindi avete visto una città illuminata, una città a festa, anche se, ripeto, il periodo non era proprio quello dei migliori, ma bisogna anche predisporsi al bello, predisporsi a quello che è, come dire, il buon auspicio e quindi speriamo che con 2022 noi riusciamo a passare da una fase pandemica a una fase endemica e quindi significa che iniziamo a convivere con questo maledettissimo virus in modo da avere una prospettiva di, come dire, di ritornare ad essere normali come noi l'abbiamo conosciuto prima del mese di marzo del 2020. Io sono sempre qui in comune, per qualsiasi problema noi ci siamo, io ci sono, sapete bene, basta contattarmi, qualcuno mi chiedeva anche per quanto riguardava i buoni spesa, tutta una serie di cose che si sono già implementate, bisogna solo comunicarvi, voglio dire, consideriamo che, ripeto, noi fino al 5 di ottobre eravamo in una fase di preparazione delle elezioni, quindi consideriamo che noi siamo stati proclamati, quindi come amministrazione dopo circa un mese, quindi a fine novembre, allora gli atti da preparare erano comunque consiglio comunale, giunta e tutta una serie di fasi che non sto qui a spiegarvelo e quindi anche per queste richieste continue che mi vengono fatte, noi per la metà di gennaio riusciremo anche ad uscire con il manifesto e quindi dare un ulteriore aiuto che ci è stato trasferito dal governo centrale per le famiglie che stanno in difficoltà. Quindi adesso concentriamoci a passare in sicurezza, in tranquillità con le nostre famiglie, ripeto, cerchiamo di non allargare molto il cerchio per una semplice cena e cerchiamo di ripartiamo sempre con speranza, con la buona determinazione e con il vostro sindaco che, come al solito, lo trovate basta contattarlo, ve lo troverete
sempre per qualsiasi problema. Quindi buon fine 2021 e speriamo in un 2022 che sia foriero di belle cose, e soprattutto la cosa che mi sta sempre a cuore, la salute, e stiamo vicino alle persone anziane, alle persone che sono in difficoltà. In modo particolare, ripeto, facciamo compagnia ai nostri genitori, ai nostri nonni, che sono la testimonianza di quelli che hanno fatto questo paese, questa nazione, una grande nazione all'interno dello scenario mondiale. Quindi auguri e sempre forza fratta minore.